Ciao, per queste feste natalizie ho pensato di fare a mio figlio dei biscotti di Natale e ho pensato che sarebbe stata un'idea carina mettergli in un calendario dell'avvento. E però, quando sono uscita per i negozi per trovare questo calendario dell'avvento, mi sono accorta che tutte le tasche erano piccoline rispetto ai miei tagliapasta, tagliabiscotti natalizi. Quindi ho dovuto fare anche il calendario dell'avvento. E a lui è piaciuta l'idea e tutto, spero anche a voi. Comunque non vi preoccupate, non ho fatto nel video 25 tipi di biscotti, ma alla fine ne ho scelto soltanto 3, altrimenti il video durerebbe tantissimo. E spero che vi piaccia e a presto, ciao! Quindi per decorare questi due biscotti a forma di albero uso due diversi tipi di verde, quindi li taglio con il tagliabiscotto della stessa misura. Allora, quindi li sovrappongo uno sopra l'altro in questo modo. Se si dovessero appiccicare, è meglio mettere un poco di zucchero a velo. Comunque, nel mio caso dovrebbe andare bene. Ed inizio con questa rotellina a tagliare, però invece di essere dritto, un poco curvo. Benissimo così. Quindi adesso li tolgo uno, quindi metto questo da questa parte e questo da quest'altra parte, quindi questo da questa parte, questo da questa parte, così vengono due alberelli di colore diverso, di diversi colori. Ah, questo di sotto io lo devo togliere perché poi sarà marroncino. E di nuovo così e così. Sopra il biscotto si può mettere della colla di zucchero, della marmellata, della gelatina per dolci. Ecco. E adesso vado a mettere quindi quello che ho tagliato qua sopra. Cerco di farli coincidere con le onde che ho tagliato prima. Per il tronco dell'albero uso del colore marroncino. Usando la punta di un pennarello faccio così per creargli un effetto un po' più carino, secondo me. Quindi lo faccio così per tutto l'albero. Ecco, secondo me adesso è molto più carino. Adesso aggiungo delle palline che avevo fatto precedentemente in rosso. Quindi la stessa cosa ho fatto con l'altro, però questa volta usando il celeste. Questa volta vi voglio fare vedere come decorare un pupazzetto di neve con la pasta di zucchero. Prima di tutto ho steso la pasta di zucchero bianca, poi la taglio con lo stampino del pupazzo di neve, metto la pasta di zucchero sopra il biscotto. Ai bordi la faccio diventare tutta più rotonda con le dita. Ho fatto della pasta di zucchero a salsiccia e adesso la metto qua come fasciacollo. Per farlo sembrare un po' di più fasciacollo, quindi uso questo attrezzo e lo premo così.
tolgo un pezzettino, lo metto un pochino qua e uno da questa parte invece, ecco, lo incido in questo modo. Ecco, per la frangia invece faccio in questo modo. Quindi per fare il cappello ho steso un po' di pasta di zucchero nero e lo taglio in questo modo, anche perché non mi servirà tutto, giusto? E poi il cappello quindi è così e lo taglio quindi qua e lo vado a mettere qua. Faccio anche i bottoncini, aggiungo anche gli occhi. E la bocca con un pezzettino di pasta di zucchero nero. E alla fine, ta-da! La carotina che assolutamente non deve mancare. Almeno questo secondo mio figlio. Ups! Ed ecco il pupazzo di neve con tanto di carotina sul naso. Quindi per fare Babbo Natale prima metto una striscetta di pasta di zucchero colore carne qua. Questa volta il biscotto si è ristretto troppo rispetto al tagliapasta, quindi lo faccio in questo modo. Per la pelliccia sul cappello utilizzo una striscetta di pasta di zucchero bianca. Poi una bella pallina bianca per il pompon. Per la barba faccio come prima, sovrappongo, cioè metto la pasta di zucchero lì sotto e la taglio a misura. Adesso metto due palline di pasta di zucchero nera per gli occhi, altrimenti se la metto dopo mi verrà difficile con i baffi, quindi è meglio metterlo ora. Quindi i baffi devono finire qua e qua. Ok, vi faccio quindi un disegno approssimativo. Adesso ritaglio. Mi piacciono però con le punte un po' arrotondate, quindi così e così. Adesso metto un bel nasone, quindi una pallina di pasta di zucchero color carne, ecco. Tutti i Babbo Natale hanno un bel nasone grasso, grosso. La bocca la faccio con questo e gliela faccio proprio qua, così è un bel Babbo Natale felice. Quindi abbiamo fatto assieme, lo metto in questo modo che viene meglio, quindi Babbo Natale, gli alberelli e il pupazzo di neve. E spero vi siano piaciuti.
Ho deciso di mettere i biscotti anche in questi sacchettini in modo di essere più igienici, perché se devono durare nel calendario dell'avvento 25 giorni, non so in effetti come sarebbe, come diventeranno, anche se in effetti non voglio che mio figlio mangi tutti i 25 biscotti, gli farebbero di sicuro male. E comunque vediamo, quando viene qualcuno gli offriremo qualche biscotto. Ciao!